L'ospite di oggi di Books and Art è padre Enzo Bianchi, priore del monastero di Bose, che dopo il pane di ieri torna in libreria con una nuova pubblicazione dal titolo Ogni cosa alla sua stagione, edito da Baldini, Castoldi, Dalai. Il suo libro è uno scritto di memorie che coinvolge il lettore in un dialogo intimo e profondo con l'autore. Ce ne vuole tracciare brevemente i contenuti? ma è un libro che non è tanto un libro di ricordi anche se si ispira a fatti della mia vita passata sovente, però è un libro che vuole essere testimonianza di un cammino di umanizzazione, un libro che vuole esprimere la gratitudine verso ciò che la vita è stata, verso gli amici, verso quelli con cui ho potuto vivere dei momenti, delle ore che sono state per me significative nella vita. Quindi ci sono gli aromi eh, di un tempo, ci sono persone, gente anonima ma estremamente sapiente, eh, ci sono situazioni, eh, ci sono insomma eh, tutta una serie di stagioni che nella mia vita sono state vissute da me con piena consapevolezza e per le quali oggi sono molto grato. Il ricordo esercita se da sempre un grande fascino pure sul piano letterario, perché nel ricordo si nascondono le ragioni della nostra esistenza, ma anche le ragioni della fede? Eh, credo di sì, perché... In realtà la fede è anche un esercizio di fiducia, è un, un esercizio di fede e di fiducia nell'umanità che ci viene trasmesso anche dagli altri, dai quali noi abbiamo ricevuto la vita, l'educazione, le nostre storie stesse. Cioè noi siamo ciò che abbiamo vissuto anche nella fede, anche come cristiani. Per questo è importante essere consapevoli di ciò che si vive ed essere consapevoli anche delle ispirazioni che ci vengono e dei doni che ci vengono fatti dalle altre persone e dalle situazioni che la storia ci ha reso in qualche misura partecipi. Già nelle prime pagine del suo libro lei parla della cella della sua cella come un luogo di pace e di serenità. Ma la libertà promossa dall'attuale società è dunque solo una fase lusinga? No, io credo di no, non dobbiamo demonizzare né la modernità né tanto la situazione contemporanea, poi l'uomo è sempre lo stesso in ogni epoca, cambiano i tempi, cambia la storia, ma l'uomo, l'umanità resta nella sua essenza ciò che è. Io credo che oggi come ieri è necessario però che gli uomini sappiano trovare dei momenti per stare con se stessi, momenti di solitudine, momenti in cui farsi le domande essenziali perché vivo, da dove vengo, dove vado, eh, che senso ha quel che faccio, che significato hanno gli altri per me. E questo richiede sempre un luogo di silenzio e di solitudine. Per noi monaci è la cella, ma... Per altri possono essere i boschi, può essere un, un luogo silenzioso, può essere la propria camera, però senza questa dimensione noi dissipiamo la vita. Oggigiorno le persone sembrano in preda ad un caos irrimediabile, un caos dato da un mondo per tanti versi incomprensibile e da vinghiante. Ma in che modo possiamo porre rimedio a questo terribile disagio esistenziale? Ma credo che oggi il mondo è un mondo in fuga e tutti noi siamo presi in questa velocizzazione, in questo vortice di cose, di messaggi, di situazioni. Purtroppo il rischio è quello di voler sempre moltiplicare le cose. Anche i giovani non... rischiano di non andare mai in profondità in un rapporto perché privilegiano molti rapporti, di non vivere in verità un incontro perché vogliono fare molti incontri, non pigliano un rapporto reale con un luogo, con una terra, con un paese, perché vogliono vedere passare di paese in paese. Ecco, tutto questo rischia indubbiamente un impoverimento poi di ciò che noi siamo e dobbiamo essere per poter essere partner di rapporti sia personali sia nella società. La parola amore è una parola spesso travisata e che per questo concentra in se stessa una pluralità di significati molto spesso tra loro contrastanti. Ma al di là delle tante interpretazioni, qual è la strada che ci porta alla conoscenza del vero amore? Ed è una strada aperta a tutti, anche ai non credenti? Ma questo sì, perché ogni uomo ha in sé la capacità di amare e di essere amato. Ed è su questo che ogni uomo gioca la vita, credente o non credente. Per noi cristiani poi l'uomo essendo a immagine e somiglianza di Dio, tutti gli uomini, eh, cristiani o non cristiani, hanno questa immagine in sé che significa hanno la capacità della relazione, hanno la capacità dell'amore. E questa è la vocazione che ogni uomo sente in profondità dentro di sé. Certo, oggi la parola amore è abusata e soprattutto si fa confusione perché noi con il termine amore diciamo tutto e finiamo per dire niente, però non abbiamo un'altra parola per dire ciò che davvero è decisivo per tutti. E, e dobbiamo ancora una volta usare con molto rispetto, molto discernimento e intelligenza questa parola che ci dice qual è la nostra sete più profonda. Noi vogliamo amare ed essere amati. Questo è l'uomo, questo è ciò che rende felici. Il tempo nel suo libro è scandito dalle piccole ritualità quotidiane. Come possiamo rimpossessarci del suo intrinseco valore in una società dove tutto è convulso? Ma il problema è che il tempo eh, oggi ci mangia. Le persone che dicono io non ho tempo non capiscono una cosa elementare, che aver tempo per qualcosa significa non aver tempo per tutto, significa scegliere di non aver tempo per altre cose. E bisogna avere con il tempo un rapporto molto onesto, autentico e, e capire che il tempo ci mangia, ci aliena se noi sacrifichiamo al tempo. Essere padroni del tempo è essere padroni della propria vita, dei propri giorni. Quindi è una questione di libertà. La sua esperienza al monastero di Bose ha dato buoni frutti. Crede che sia esportabile anche nella vita quotidiana di ognuno di noi? E in che modo? Ma certo, la forma della vita monastica no, non è asportabile, ognuno a un'altra vita. Però io credo che i principi con cui la vita monastica è vissuta, cioè il principio della comunitas, il principio della partecipazione, il principio dell'ascolto reciproco, il principio di decidere tutte le cose insieme, il principio di partecipare a una sola tavola dei beni, eh, questo è un principio che tutti gli uomini tentano di vivere in forme diverse su terre diverse in secoli diversi, poi lo contraddicono perché prevale l'egoismo, però la comunità sresti è il grande sogno dell'umanità, non dei cristiani e neppure solo del monachesimo. Ringraziamo Padre Enzo Bianchi che come tutti i nostri ospiti di Books and Art intendiamo omaggiare con una preziosa confezione di aceto balsamico di Modena che Grazie. rappresenta la nostra passione per il territorio e per la cultura. E a tutti voi, telespettatori di Books and Art, un arrivederci, alla prossima puntata. Grazie.